Capito? Capito com'è? Con la Vespa hai le ali sotto i piedi. Ho più corde io che non un alpinista. Ma dove devo andare con tutte queste corde? Compra una corda che tanto non costa cara, prendila, vai, serve sempre, mai usata una volta. Prendila, no? Ecco, questo l'ho usato una volta, che ho aiutato uno che aveva la gomma a terra. Quello, il compressore, quello ho usato. Per il resto, speriamo. Guarda, un'altra corda. Mannaggia la miseria, guarda quante corde. Tra tarpe, amache e corde sono a posto. Qua, questo è quello della benzina. L'ombrello, vuoi mica dire di no all'ombrello? La tanica, questa è la tanichetta. Questo è il pennello per questo. Vabbè, ma allora adesso vi faccio vedere a cosa serve questo pennello. Ma che scherzi, questo pennello qua, mo adesso guarda, guarda come mai ho il pennello. Adesso devo riaprire perché pensavo che già avevo finito. Adesso guarda come mai ho preso il pennello. Attenzione, colpo di scena. Quando si dice professional, è professional. Guarda, guarda, tac, 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 come nuovo. Guarda, like new. No? Ma allora, guarda la fogliolina. Tic, tic, pu, 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 hai capito come mai c'ho il pennello? Guardalo. Di queste, ne ho due. Ancora non le ho aperte per vedere cosa c'è di questo lavavetri, no? Questo speriamo di non usarlo mai. Le targhe della macchina, le forbici che prima erano nello zaino, adesso sono qui, un profumo. Adesso mettiamo lì tutte le corde, tanto per avere un'idea di tutta la rumenta che mi porto indietro. Eccole qua, cioè guarda che serie di corde che ho, no? Per un tarp, due tarp, cioè comprati un verricello e fai prima, no? Ah, e poi anche la rete, vuoi mica dire di no alla rete, vuoi mica dire di no all'amaca, allora è inutile. Questo, così ne abbiamo tre da mettere insieme, no? Giubbottini qua che ti vedono. La scopa, che non sai mai, può sempre servire, una scopetta, ombrello, uno, due e tre ombrelli. E poi qua abbiamo uno e due, perché se ci si fa male, ci si fa male, capito? Tanta roba che mi porto dietro. E poi questi, ma molla, si antistrappo, si attaccano sempre quando non si devono attaccare. Questo. E questo. Bene, questo è un estintore. L'altro ce l'ho vicino alla batteria. Ne ho due. Siccome whatever. Ho troppa roba, no? E meno male che non gli metto ancora il portapacchi e la tenda. No, troppa roba, le forbici, questo per togliere il ghiaccio e quest'altro per togliere altro ghiaccio. Ma quanto ghiaccio devo togliere? I cavi, qua i cavi della batteria. Ecco, quelli, questi bisogna tenerli. Questi li metterò dove c'è la batteria. Insomma, sono pieno di cose. Devo organizzare diversamente. Non mi piace più con le borse lì attaccate. Qua giù nel Montana, tra mandri e cowboy, c'è sempre qualcuno di troppo tra noi. Blackjack è formato alle 5 di sera, ti aspetto da solo alla vecchia miniera. Ed io tutto solo ad andarci mi accingo, vedrà quel bisonte pelato, chi è gringo. Comunque sono stato alla scoda.
Sono stato alla Skoda, siccome quando metto il numero VIN mi viene fuori che questa è una Skoda Roadster, sono stato alla Skoda e ho chiesto why, e loro mi hanno detto no, la Skoda ha un'altra sigla iniziale per le nostre macchine, però why mi viene fuori Skoda Roadster, e loro mi dicono probabilmente sarà un errore del sistema, perché andando sul auto DNA mettendo il VIN mi viene fuori appunto che questa è sì è prodotta dalla Watts, però è una Skoda, considerando che questa viene prodotta o comunque viene dalla Repubblica Ceca già targata e con già un tot di chilometri. Ora mi viene quindi il dubbio, perché loro ti vendono delle macchine nuove però con già un 100 km, e quando tu hai 100 km vuol dire che la macchina è una chilometri zero, e per me una chilometri zero non è una macchina nuova, sorry. Comunque, detto questo, come mai? Vabbè, questo lasciato del VIN rimane comunque un dilemma, però so che quando io metto il mio VIN, tra l'altro quelli della Skoda mi hanno detto è probabile che magari hanno sbagliato, ogni tanto c'è qualcuno, si saluta, perché loro ti fanno così, allora io saluto, conosci nessuno, però in automatico con la Watts conosci sempre qualcuno. Comunque, cosa stavo dicendo? Ecco, perché mettendo il VIN nel sito della Watts ti dà che il VIN è inesistente. Quelli della Skoda mi hanno detto è probabile che magari abbiano sbagliato di un numero, capito? E quindi o di un numero o di una sigla, vabbè, il che rende il tutto normale. Detto questo, come mai la Watts 452, al contrario della 469, la cosa mi stupisce e mi rende perplesso, come mai la Watts ha il motore dentro all'abitacolo? Cioè la Watts 452 ha il motore dentro l'abitacolo, mentre invece la 469, il Jeepone, non ce l'ha. Cioè, comunque la risposta è questa qua. Quelli della 469, siccome le temperature molto fredde nei paesi nordici appunto raggiungono temperature molto basse, ecco il motivo del perché c'è il motore all'interno dell'abitacolo. Così che uno dice, cioè non è che uno dice, se si guasta il motore non esci fuori al freddo ma lo ripari direttamente qui al caldo, mentre invece quelli del Jeepone si tirano i maroni perché devono uscire al freddo a ripararsi l'auto. E noi del 452 siamo fortunati, perché se si rompe lo possiamo riparare da dentro. Capisci la fortuna di avere un 2206? Perché se fa freddo fuori tu c'hai il motore rotto e lo ripari direttamente da dentro, ma che puoi? Semplice. Adesso stiamo andando a Bielsko-Biała, vorrei passare dal... dove dobbiamo andare? Anziché fare la superstrada facciamo la strada normale, perché se no quella là è un po' noiosa, e a pochi giorni sarò alla Tarmont, la mecca della Watts. Sono proprio curioso di andare a vedere com'è. Ok, ecco qua, stiamo entrando nella mitica Bielsko-Biała, che è la città più grande qua nella zona, non mi ricordo come si chiama, parte più interessante. Le parti più interessanti sono date dalle bambine che passano. Bambine polacche sono bellissime, i ragazzi polacchi sono bruttissimi, ma le bambine sono molto belle. Chiaro, non tutte, però
Una cosa interessante che ci sono qua sono i negozi della roba usata, vestiti. E ci sono sempre dei grandi deal, cioè buoni affari, c'è anche tanta roba rumentosa, però c'è qualche negozio, tipo quel negozio che c'è lì, per esempio, ritira anche la roba, c'è gente che muore, quindi loro vanno nelle case e ritirano appunto i vestiti del personaggio che è passato a miglior vita. Ma ci sono altri invece che ritirano da stock, no? Da negozi che hanno chiuso, oppure roba che viene dall'Inghilterra. Cazzo, ho messo la benzina l'altro giorno! Meno male che vado a mettere l'impianto a gas, perché non se ne può più. Qua è inutile che metto la radio, ho la musica della benzina qua. Stiamo andando al negozio di erba medica perché vado a trovare la suocera e allora la suocera la devo trattare bene e allora gli porto un po' di erba medica che lei è contenta, gli piace. Passano piano. Ecco, qui c'è un altro negozio di roba che è usata, però non è il massimo della... non ha il massimo degli articoli, insomma. Io quasi la lascerei qua la macchina. Secondo me è molto meglio. Ma cazzo, ma non ho moneta, non mi sono... Chiusura porte, questo è a posto. Questo è a posto. Ogni volta bisogna fare il giro di tutte le porte per vedere se sono chiuse. Sì, diciamo che è una macchina che fa la differenza. Che bella cinquina! Bella la cinquina! Però è molto meglio questa. Dai, vuoi mettere? Dai. Vuoi mettere una Watts? La sfera. Ecco, quello lì è il centro commerciale dove noi andiamo. Vabbè? Per l'erba medica andiamo in un altro negozio. Anche se comunque ho trovato un dispenser, cioè anziché prendere il caffè e la Coca-Cola, è al Kaufland, che è un centro commerciale tipo il Carrefour, no? C'è il dispenser, paghi con la carta di credito e ti prendi l'erba medica che vuoi. L'erba medica, cioè... erba medica, erba che più che altro ti rincoglionisce, perché sono solo di CBD, il THC gliel'hanno tolto, cioè praticamente è come se tu togli le ruote alla macchina, dove cazzo va, no? Cosa facciamo? Ah, è di là l'erba medica. Andiamo prima all'erba medica oppure andiamo prima all'erba medica? Bisogna vedere se è aperto, perché l'altra volta doveva aprire le 9. Se non c'è il boss, perché quello era il boss. Non c'è nessuno oggi. Qua nella via principale di Bielsko-Biała
E stiamo aspettando che apra il negozio dell'erbetta e vedere che cosa offre. C'è anche un sex shop. Just in case, però quello per adesso, tanto che devo comprare nel sex shop. E poi niente, aspettiamo. Qua c'è anche la pizza Bongo. E va tutto bene. La mitica Polish Fiat, la mitica 126, ditemi se non è bella. Ma guarda un po'. Ah, ma questa sì che è bella. Eh? Sorry? Fammi un piccolo, intanto che mi metto qua vicino per vedere. Vai. Quanto è grande. Ta-da! Dopo dobbiamo fare comparare te con la Watts. Questa che bella? Bellissima. I love it. Fantastica. Guarda, guarda. Parco. Vicino al Gemini. Il Gemini. E questo qui è un gioco. Dove è bellissimo questo qua. Si mettono i bambini dentro. Poi si tira la catapulta. E funziona che il bambino si spara. Dall'altra parte. E questo è niente, intrattenimento, un parco giochi, intanto che si vanno a fare le compere uno può venire anche qui e appunto giocare, no? Vedi, c'è Kulululu, Kulululululu. Grande, bravo. Kulululululu. Ecco. Poi è pieno di giochi proprio. No? Di qua c'è il parcheggio con relativa entrata al shopping center. Qua c'è il bar. Ed eccetera. Proseguimento qui del parco, il bar. Ecco, vedi? E a seconda dell'età anche i bambini di una certa età giocano da una parte, i bambini di un'altra età giocano dall'altra. E poi non solo, ma dalla parte opposta, che adesso di qua non si vede perché rimane alla parte opposta, ci sono tutti il parkour sopra gli alberi. Molto bello, grande, un grande parco. È fatto tutto molto bene. Siamo in Polonia, cioè non è che la Polonia parlano, anzi non ne parla nemmeno. Va tutto bene. C'è anche Hopback e lo scivolo, che da noi quello scivolo lì si è solo quando arriva a San Savino, le giostre che mettono lo scivolo che paghi, vabbè. Ecco qua. Ecco il gioco, no? In realtà non so quanto si paga qua l'entrata. Saranno 8 euro, più o meno. No? Ecco, dalla parte giù in fondo di là, che di qua non si vede, laggiù. Ecco là c'è invece il passaggio sugli alberi, eccetera. Molto bello. Questo è fantastico, questo qua. Ecco, per saltare con la schiena, tank, e dopo io voglio tornare piccolino. Voglio andare a giocare lì. Ci sono anche quelli per gli adulti, però se vedo i bambini che lo fanno mi fido di più. Così dico, lo posso fare anch'io. Quindi per questo VIN rimane alla fine un mistero. So che quando io chiamo o chiedo, meglio chiedo via Messenger alla Watts Russia di darmi informazioni sul VIN, non mi rispondono.
Mi sembra normalissimo, anche educativamente, che ti rispondo a fare. C'hai la Watts? Mo, tirati. L'unica cosa che mi hanno detto dalla Watts Russia, se l'avessi comprata da loro, allora mi potrebbero dare delle informazioni. Ma siccome non l'ho comprata da loro, sono cazzi miei. Bene. Thank you. Watts! Un nome, una garanzia. Ma dipende dove la compri. Detto questo, come mai c'è il motore dentro l'auto, nella Watts? 452. Strana questa cosa qua, perché nella Watts 469, cioè nel gippone, il motore è fuori, mentre invece nella 452, il 2206, il motore è dentro. Come mai? Siccome le temperature fredde dei paesi nordici hanno detto, ma chi te lo fa fare di uscire e andare a riparare il motore qualora ce ne fosse bisogno? E ce n'è bisogno. Lo mettiamo dentro, così intanto che lo ripari stai al calduccio. E a proposito di caldo, quando guidi l'auto sotto il caldo estivo per le strade, ti viene fuori un caldo dal motore, ma proprio, ah, che caldo, che caldo, che caldo. L'unica è aprire neanche i finestrini laterali, perché non bastano. Devi proprio aprire quelli di dietro, perché fa un caldo, come dire, tropicale. Penso che si sia guastato il... Penso che si sia guastato il... come si chiama? Il calorifero qua, la stufetta elettrica, quella che butta fuori il calore. Non so se si è guastata, però c'è parecchio caldo. Ora non so se si è guastata quella oppure direttamente solo il calore del motore. Ora tra qualche giorno che andrò su alla Taranto farò controllare anche quella, perché non riesco a decifrare bene se e siccome un altro personaggio che ha la Watts ha avuto anche lui un problema con il calorifero qua dietro, allora non so se... No. Secondo me comunque, se uno compra una macchina nuova, dovrebbe avere quanto massimo 5 km. Se tu ne compri una che ha già 92, 110, è già una macchina, non dico usata, ma una macchina a chilometri zero. Perché metti che sia una macchina che è stata in concessionaria, in officina, o qualcuno per farla provare ad altra gente, la macchina, a mio parere, no? Se ha già 100 km, cioè, come dire... È come dire che è già stata usata, ha già 100 km. 100 km sono 100 km. Ma che scherzi, metti che in questi 100 km tu ti prendi un buco tremendo. E, insomma, qualsiasi cosa, cioè ha già 100 km. Però te la vendono per nuova. Ah, nuova. Ho visto che questo ventilatore... Va bene se sei in un ufficio, no, ma va anche bene se sei in macchina, però qui conviene di più aprire i finestrini. Avevo quasi deciso di aprire una capote qua così, no? Di fare un buco di 80 cm per 50, ma me ne volevano mettere uno elettrico e secondo me quello elettrico su una macchina spartana come la Watts non va bene. Ce ne va uno molto più appunto spartano, cioè un click, tac, tac, no? Che apri, così prendi sia più luce che anche aria. Anche perché tante volte vai sotto i semafori, no? E per guardare devi... ti prende il... no? No? Capito? Ti prende il Cristoforo Colombo. Ti conviene, invece tu ce l'hai qua così, aperto, guardi direttamente da qua. Cioè, dai, professional. Ora ci devo pensare. Nel frattempo questo è tutto, per il momento. Guarda, ne ho venduta una, finally.
Me ne mandi una. E quindi dalla Russia arriva prima la Repubblica Ceca. La Repubblica Ceca però è comunità europea, esattamente come l'Italia. Quindi perché non viene direttamente in Italia, anziché passare dalla Repubblica Ceca? Anche perché quando arriva in Repubblica Ceca è già targata, cioè quando la macchina dalla Repubblica Ceca arriva in Italia, la macchina è già stata targata una volta. Non sembra strana questa cosa? Non so, voi utenti che guardate il mio video, datemi una risposta, illuminatemi di questa cosa. La macchina arriva dalla Repubblica Ceca che ha già avuto una sua targa, considerando i prezzi in Italia, che lì non scherzano. Mistero del business, qua si tratta di un business per la quale ti vendono la Watts a un, torno a dire, a un prezzo eccessivo. Io nel mio caso sono stato comunque fortunato, però per chi la vuole comprare, cazzo, 24-25 mila euro per una macchina così, ma mai, mai, mai. Mai, perché devi subito fargli i lavori di anticorrosione, devi subito immediatamente fargli l'impianto a gas, perché con i costi della benzina che ci sono in Italia ti segano. Non solo, ma l'impianto a gas in Italia ti costa il doppio di quello che mi costa qua in Polonia, e con meno litri. Quindi se tu vuoi mettere un 100 litri ti costa anche di più. Quindi. Anticorrosione, subito l'impianto a gas, ma proprio in automatico, senza contare tutti, siliconare tutti i vetri perché ti entra l'acqua. Non solo ti entra l'acqua, ma quando la lavi, le gommine, magari è tutto normale, le gommine ti rilasciano il rigagnolo nero, cioè come se piano piano, non so se perché si. Non so se comunque tu le lavi e ti lasciano o piove, torni e c'hai dei rigagnoli neri, cioè delle striscette nere dell'acqua che ha, come dire, tolto il colore, tolto, vai a sapere. Comunque si vede, ecco, appunto questo nero, non so che cosa sia in termine chimico, tecnico, chimico, perché penso che abbia un qualche risvolto chimico attraverso la gomma, l'acqua, che non è che ti scioglie la gomma, però probabilmente la lava, toglie via qualche roba, che ne so. Cos'altro? Ecco, quindi siliconare tutti i vetri, perché quando la lavi ti entra l'acqua, e ecco, nel mezzo di tutto questo una cosa positiva. Ho usato il 4WD, o il WD-40, intorno a tutte le siliconature, cioè intorno a tutti i bordi delle guarnizioni. E sembra che abbia funzionato, nel senso che non ho più trovato acqua all'interno dell'abitacolo. Udite, udite, o rustici. Tornando al prezzo, dovrebbe rimanere appunto tra i 12, 15, dai, fai 15.000 euro. 15.000 euro è una macchina che si può comprare. E così dopo gli fai tranquillamente tutti i lavori. Se tu la compri per 25.000, ne devi mettere altri 7.000. Tra una cosa e un'altra, anticorrosione, impianto a gas e Cristi e Madonne, ti si fanno altri 7.000 euro. Siamo sulla superstrada, una strada che percorro spesso per fare 20 km, anche perché al contrario dovrei passare in città dove adesso stanno facendo dei lavori. E allora, ma neanche quello, siccome mi trovavo prima alla Macro e poi alla Skoda, l'imbocco della superstrada era lì attaccato, se no ci mettevo più tempo, e allora sono entrato qua. Siamo alla velocità incredibile, ma com'è
come mai mi fa 009 qua il... Sono alla velocità di 80 km orari, quando supero qualcuno è una goduria spettacolare, però sono riuscito ad arrivare a 120, ma non conviene, la macchina diventa instabile e il divisore che c'è tra la cabina di pilotaggio e il salotto inizia a ondulare. Bisogna fare attenzione a prendere le curve, perché non avendo i distanziali è anche facile dare il giro, capito? Se arrivi a una certa velocità nelle uscite dalle superstrade, ti puoi uscire fuori dall'ambaradan cicicocò, tre civette, tre sul comò, no? E allora è un po' tricky, e ecco perché serve il distanziale o i distanziali, almeno così ti tengono l'assetto dell'auto un po' più in carreggiata. Il problema è il sale, lo metti dentro l'acqua o lo metti dentro la pasta? Ci sono un po' due scuole diverse, due pensieri filosofici diversi, due sette proprio, chi crede in una maniera e chi crede in un'altra. Secondo me, se uno fa le polpette e mette il pane inzuppato nel latte con il prezzemolo direttamente nel pane, secondo me cambia tutta l'idea, che non mettere il prezzemolo dentro la carne. Quindi cosa succede? Che nelle polpette, cioè nella carne, quando fai l'impasto gli metti il basilico, mentre invece nel pane gli metti il prezzemolo. Capito come funziona? E così dopo i due sapori si agglomerano e si uniscono nei loro profumi. La polpetta è un'arte e non devono essere grandi, cioè devono proprio essere, cioè una pallina da ping pong, già più grande, per dire, deve essere la metà di una pallina da ping pong. È chiaro che non è che puoi andare a giocare con la polpetta a ping pong, cazzo di gioco. Tirami su chi ci mette lo yogurt, no? Chi ci mette la ricotta. Personally, io ci metto il mascarpone. E il numero delle uova che è tricky. Secondo me, tre, ecco che diventa un tiramisù che si chiama tiramisù. Tre uova. Una cosa di questa macchina sono le frecce, la silenziosità delle frecce, non si sentono, sono una cosa spettacolo, non si sentono le frecce, infatti tante volte me la dimentico accesa. Se devo entrare per esempio dall'autostrada, uscire dall'autostrada, no? Il giro del volante non è sufficiente per farmi scattare la freccia nel suo ritorno e quindi me la dimentico. Apertura automatica del cancello. Lì. Si vede un pochettino meglio. Headset. Siamo giunti. Senti che sottomarino. Non so da voi, ma qui è agosto e siccome fa caldo e andare con la Watts, il motore tira su un calore dalla strada che è proprio, come dire, è molto caldo, no? E quindi cosa si fa?
conviene venire in Vespa. A proposito, ho cambiato la marmitta. Occhio al rumore, tensione. Senti. Senti che rumore. Senti. Senti. Tremendo. No? Prova clacson. Capito? E quindi conviene andare in Vespa, fa troppo caldo, no? Adesso faccio il giro del laghetto qua, che era lo stesso di quello dell'altro giorno quando sono passato con la Watts. Il lago artificiale. Poco fa ero là dove c'erano le barche, adesso sono qua dove c'è la... cos'è? È la diga. La chiusa. È più una chiusa che non una diga. È una chiusa. E poi l'acqua passa da là. Qua praticamente si fermano poi sempre tutti quelli con la moto, con la bici, fanno una sosta, no? E io ho fatto la mia. Lassù c'è un campo ecco, là si vedono anche gli aerei. Ma dove? Sì, si vede, ecco, stanno partendo, uno con l'Aliante. Sta partendo un aereo con l'Aliante, l'Aliante di dietro, l'aereo è davanti, lo trascina. Quella lassù invece è una pista da sci, ma quando c'è la neve. Eccolo che è partito. Si vede, poco. Vado al bidronca a prendere da mangiare per il gatto. Che lamenta molta fame, la gattina praticamente, che l'ho chiamata Creepy, ma l'ho cambiata dopo con Gabriella, ma penso che lascerò Creepy. Sono al bidronca. La lista delle bottiglie, le scatolette. Eccolo qua, il mitico bidronca. Preso le scatolette. Dentro, se devo filmare, devo andare. Adesso sono di fretta, insomma, e quindi non potevo stare a filmare troppo. Adesso mi accingo verso la vespetta e vado di ritorno. Mitica, due cavalli. Eccoci qua, rientrati alla base. Cioè a casa. E qui abbiamo sempre il famoso lago. E beh, oggi bella giornata. La Vespa. E beh, la Vespa e le ali sotto i piedi, eh. Là, la Watts è parcheggiata. Qui, la zona picnic. Là. Là la sportova, qui la Vespa da portare in garage. Adesso vediamo dove è. Ecco fatto. La spingo? No, l'accendo.